Parliamo con coach Diego Schweitzer del precampionato della Tecman, insomma un precampionato buono dal punto di vista dei risultati, qualche difficoltà per gli infortuni. Ecco, sì, come hai detto tu, il risultato proprio è l'ultima componente fondamentale che contava. In realtà non siamo mai riusciti a scendere al completo durante ogni partita di precampionato, e quindi questo secondo me è un problema abbastanza importante. Forse sabato per la prima volta riusciremo, se tutto va bene, a mettere in campo la squadra che avevamo programmato, e via, vediamo insomma. Non ha ancora giocato la Nina Benedic, come sta? No, Nina Benz, esatto, ha giocato solo la prima partita, un amichevole di prestagione col Brix, sembra essere recuperata. È chiaro che in questo momento la condizione fisica è sicuramente la nota maggiormente negativa. Ecco, per il resto mi sembra di dire che dall'infortunio sia pienamente recuperata. Come hai detto, fra poco inizia il campionato dopo il torneo di domenica, insomma come ci arriva questa Tecmar? Magari fisicamente abbiamo già parlato, ma psicologicamente? Ma io credo che psicologicamente la partita di Costa Masnaga ci abbia fornito sicuramente degli spunti interessanti, nel senso che comunque la capacità di poter far fronte a diverse assenze ha reso le ragazze ancora più consapevoli del fatto che lottare sarà sicuramente un aspetto predominante per poter ottenere dei risultati. Quindi questa è stata la cosa che più mi ha appagato. Adesso chiaramente la curiosità di riuscire a vedere cosa può dare la squadra completa è sicuramente una prerogativa che penso incuriosisca un po' tutti e non solo me, insomma. Che tipo di campionato sarà? Quali sono? Insomma, la Tecnamar non credo si nasconda, farà un campionato per stare davanti con chi altro? Guarda, io credo che l'abbassamento, diciamo, di squadre causa voluta insomma dalla 1 ha sicuramente portato una 2 un po' più di qualità, perché qualche giocatrice italiana, tutti lo sanno, è anche scesa di categoria. Se vuol dire la stessa Alice Nori, che l'anno scorso giocava alla Spezia. Io mi sento di dirti che almeno per i primi 2 mesi ci sarà c'è da fare una serie di valutazioni per capire veramente quali saranno le squadre che potranno ambire un certo tipo di campionato e chi no. Sicuramente Sesto San Giovanni, riproponendo la struttura dello scorso campionato, credo che a questo punto della stagione sia un attimino avanti a tutte. Alpo è una squadra che come noi ha cambiato molto, sicuramente ha inserito tanta qualità, e poi le altre saranno tutte da valutare. Noi ci siamo, insomma, ecco, sicuramente questo è certo.